Il counseling mi ha dato tantissimo sia dal punto di vista professionale che personale. In Italia oggi c'è tantissima confusione su questa figura. Per questo motivo ho deciso di riassumere quelli che sono i punti essenziali che la identificano. Il counselor è una figura professionale che ha maturato competenze specifiche nell'ambito della relazione di aiuto. Il suo scopo è quello di favorire la risoluzione a un problema momentaneo di un individuo, che può essere di tipo relazionale, affettivo, esistenziale o lavorativo, per esempio. Lavoro con bambini, adolescenti, adulti che non presentano disturbi psicopatologici, ma che semplicemente stanno attraversando un momento di crisi, conflitto o disagio. E qualora ce ne fosse bisogno, il counselor può sostenere e indirizzare la persona verso lo specialista necessario. Il counselor non fa terapia, non si occupa di malattia, diagnosi o test, ma lavora sulla parte sana della persona, quella parte generatrice di risorse. Non lavora sui processi mentali, ma lavora invece su quelli che sono i processi corporei della persona e sostiene l'integrazione delle sue emozioni. Un punto fondamentale è che non vado a lavorare con la persona su ciò che riguarda il suo passato, non andiamo a scavare la sua storia, ma lavoriamo su ciò che riguarda il presente, quindi il qui e ora. Il counselor non giudica, non interpreta ciò che gli porta la persona, non dà consigli, ma accompagna l'individuo a trovare le risposte per se stesso. Il counselor non resta dietro una maschera professionale o dietro un atteggiamento di neutrale oggettività, ma sviluppa la propria autenticità invitando la persona a fare lo stesso. Per fortuna non siamo fatti di un colore, ma di tanti, e l'invito del counselor è proprio quello di arrivare ad utilizzare tutti i colori della propria esistenza.